Grazie, eccomi tornata con un nuovo video. Che entusiasmo oggi che ho! E dopo praticamente ritorno a scuola, ritorno in ufficio. Cos'è che manca dopo tutti gli stravizi dell'estate? La palestra. E comunque diciamo che molte, diciamo ero io la prima quando andavo in palestra, un filo di trucco e ci sto sempre, senza esagerare ovviamente perché non è carino andare in palestra con i mascheroni in viso secondo me, almeno a mio parere. E quindi intanto ho pensato a questo outfit che è assolutamente un outfit semplicissimo da palestra, con appunto un pantalone della tuta nera, questa magliettina molto carina bianca con la stampa dorata Adidas. E scarpe da ginnastica normalissime, uno zainetto rosa che richiama i ricami della scarpa e orecchini su fucsia appunto a bottoncino piccolini e un elastico carino appunto con il cuore perché insomma i capelli vanno legati praticamente sempre e magari anche carino farlo con un elastico diverso dal solito. Per quanto riguarda il make-up ovviamente ho deciso di fare un make-up molto leggero come vedete. E di usare soprattutto prodotti che sono assolutamente certa che mi durino anche con il sudore, che non corino, che non mi faccia insomma l'effetto panda, non è carino. E quindi insomma consiglio anche a voi, se dovete fare questo tipo di trucco, di usare i prodotti che avete in casa, di cui siete assolutamente sicure che insomma non vi danno fastidio, o perlomeno magari siano anche waterproof. Io non so perché non ho nulla di waterproof e quindi mi sono un po', diciamo, arrangiata con le cose di prodotti di cui mi fido molto. E niente, vi lascio al tutorial. Iniziamo subito dalla base. Come ho detto, voglio un trucco, una base che con il sudore non mi vada a colare, quindi che ne so, se anche faccio così non mi devi rimanere in mano il fondotinta. Per questo vado ad utilizzare un fondotinta minerale, in particolare l'Aig Coverage Mineral Foundation della Neve Cosmetics, perché è un fondotinta che soprattutto se fissato con una cipria, anche se si va appunto a sudare, non, cioè se mi tocco non va a lasciarmi il fondotinta sulle mani e non va via. E quindi lo applico con un flat buchi. Applichiamo un correttore, anche qui vado ad applicare un correttore che sono sicurissima perché appunto l'ho provato in estate con il caldo, che non mi si va né a sciogliere né a lasciare macchie e cose varie. Io utilizzo questa mini size di Lancome e ne basta davvero pochissimo. E lo vado a stendere con un mini flat buchi. Uniformare comunque l'occhio, anche se poi non andrò magari ad applicare ombretti, applico comunque un primer. Io non ho particolari discromie sulla palpebra, ma magari se si hanno, cioè è bello magari avere una palpebra bella omogenea. Io utilizzo la Love Stage di Essence. Ora passiamo un attimo agli occhi e poi torniamo al resto del viso. E sistemo le sopracciglia con la mia solita Natural Eyebrow Designer della Benecos. E ci tengo a dire che questa matita, pur essendo molto economica e comunque bio, e cioè io la sto usando veramente da tantissimo, praticamente voi la vedete in tutti i miei video, e l'ho comprata intorno tipo maggio-giugno, quindi l'ho sfruttata proprio tutta l'estate e con il sudore e tutto quanto non va a colare, non sparisce e io la ritrovo anche la sera quando mi vado a struccare, quindi assolutamente ottima. E io utilizzo la colorazione Gentle Brown, che è questo marroncino che è praticamente identico al colore delle mie sopracciglia. Allora, per quanto riguarda gli occhi, io sono dell'opinione che non è il caso magari di truccarli molto per andare in palestra, a meno che, ecco, non siano dei buoni ombretti in crema e che si assicuri che non vanno a sbavare, colare o comunque a sparire.
E potrei ad esempio mettere il color tattoo di Maybelline, mi viene in mente, ma sono colori secondo me troppo scuri per un look, diciamo, da palestra. E quindi andrò semplicemente a mettere una matita nell'attaccatura delle ciglia come fosse un eyeliner, ma facendo davvero una linea molto molto leggera, e utilizzo una matita che sono certa che non mi colerà, non andrà via con il sudore, ed è semplicemente la Long Lasting di Essence, che io adoro. Ed è la colorazione 01 Black Fever, che appunto è la matita classicissima nera. Avendo anche la puntina così piccolina, comunque riesco a fare bene, diciamo, una sorta di riga d'eyeliner. Mi sembra davvero quasi un eyeliner. Ora però la vado a sfumare con un pennellino piccolino da eyeliner per un effetto, diciamo, anche un pochino più delicato. Vedete, comunque rimane una cosa davvero molto leggera. E allora, io sono sicura che questa matita non mi va a sbavare, quindi potrei anche metterla nella rima interna, ma non voglio comunque andare a appesantire troppo lo sguardo, perché comunque sono andata in palestra. E quindi lascio solamente appunto così questa riga e passo poi il mascara. Ora, io qui consiglio assolutamente un mascara waterproof, ma io onestamente ho 3.000 mascara, ma non ne ho uno waterproof, ma ho questo top coat della Essence, della linea Beach Cruises, che è un top coat che rende waterproof il mascara e diciamo che sta sotto. E quindi vado ad applicare prima, scusate i messaggi, vado ad applicare prima il mio Pupa Vamp e poi sopra ci passo. E ci passo adesso sopra questo qui, che come vedete ha questo scovolino bello grande. E io onestamente mi sento di terminare così il look degli occhi, perché diciamo è un look carino ma non troppo pesante, e quindi insomma lo vedo adatto per, diciamo, semplicemente andare in palestra. Faccio al volissimo l'altro occhio. Eccomi qui. Come vedete è un look occhi davvero semplicissimo e molto, diciamo, leggero. E anzi, dico la verità, la riga di eyeliner sfumata è venuta anche più grande di quanto avevo pensato, però comunque rimane molto carino e diciamo un look velocissimo da fare, come avete visto. Ora, ritorniamo un attimino al resto del viso e vado a passare la cipria e passo una cipria traslucida e utilizzo l'Invisible Powder della Kiko. Non la utilizzo, ormai sapete che odio questo fregnetto qui. E vado a prendere invece un pennello grande da viso. Terra non ne vado a mettere, ma voglio mettere un po' di blush. E anche qui è stesso discorso, voglio essere sicura, insomma, che non mi vada a colare. Non mi vada a colare. E utilizzo una combo, ovvero questo blush cremoso della Be Chic. E poi ci presserò sopra questo blush in polvere della Moa. Allora, il blush cremoso lo vado ad applicare con un flat buchi. Come vedete, sembra molto scuro dalla, diciamo, dalla confezione, ma in realtà dà un bell'effetto molto naturale. È un blush bellissimo, ma dura il tempo di essere messo praticamente, perché va via veramente subito. E quindi per questo lo vado a fissare con questo, e in questo modo ha una durata pazzesca. Questo qui è il numero shade 1. Non so perché dalla videocamera sembro tipo Heidi. Cioè, è tipo accentuato tantissimo il blush, ma vi assicuro, cioè io ho lo specchio davanti, che dal vivo non è assolutamente così. Non so perché fa questo effetto. Boh, oddio, stavolta è stranissima, perché è assolutamente sfumato bene ed è molto molto naturale. Non so perché sembra che ho queste guanciali. Per quanto riguarda le labbra,
Non vado a mettere rossetti o comunque tinte labbra, cioè comunque se volessi una durata andrei a mettere una tinta labbra, ma insomma non mi sembra il caso. E quindi vado a mettere semplicemente un balsamo labbra colorato. Io utilizzo questo qui dell'Organic che adoro. Si chiama Cherry Candies. Sì. E che vedete è questo color ciliegia, che ha un odore stupendo di ciliegia, ma comunque non va a colorare chissà che, però va a dare, diciamo, quel poco di lucidità e che magari è anche carino, sembra quasi un lucida labbra. E niente, ragazze, questo è il look finito. Spero che vi piaccia e Spero che vi piaccia e fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate voi se andate truccate o meno in palestra. Io quando ci andavo un filo di trucco ce l'avevo sempre. E ci vediamo alla prossima. Ciao!